questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo bellissimo vestito che io ho deciso di chiamare vestito orchidea. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filato Linea Alice. Ebbene sì, finalmente è tornato disponibile questo meraviglioso filato in microfibra della Mistrico che io ho sempre dorato. Sapete che in passato ho fatto tanti vestiti e anche tante maglie proprio con questo filato e sono finalmente contenta di essere riuscita a tornare a lavorarlo. È 100% microfibra, ogni gomitolo vado a leggere, è da 50 grammi e misura 200 metri. Il colore che ho scelto io è il colore 17, che è questo lilla scuro, ma ce ne sono anche altri presenti sempre sul mio sito, di cui vi lascio in descrizione il link. Voglio mostrarveli subito, che sono questi, alcuni di questi colori. Vedete, c'è l'ottaneo, c'è il viola, c'è anche questo color senape, quindi colori perfetti per poter realizzare appunto un vestito, ma c'è anche blu, c'è anche un color qua diciamo un beige, quindi perfetti proprio per poter realizzare un vestito da indossare sia durante il giorno che durante la sera. Per poterlo realizzare io ho lavorato con l'uncinetto del numero 3,5 e ho utilizzato 350 grammi per questo vestito, che è una taglia S, ma come potete vedere è morbido, non è troppo aderente. Per una taglia M vi consiglio 450 grammi, per una taglia L 550 grammi. Naturalmente, se volete fare le maniche più lunghe delle mie, allora dovete andare ad aumentare il quantitativo di filato, e vi consiglio di andare a prendere 50 grammi in più, anche 100, dipende un po' comunque da se le volete proprio lunghe o soltanto un po' più lunghe, quindi calcolate sempre un gomitolo, due gomitoli in più rispetto al quantitativo necessario per realizzare per l'intero vestito. Potete farlo anche più lungo, però in quel caso non vi preoccupate, il quantitativo che vi ho detto è più che sufficiente, perché comunque a me dell'ultimo gomitolo me ne è avanzato abbastanza, ho fatto soltanto gli ultimi 5 giri per rendere il vestito un po' più lungo. Quindi se siete una taglia S ma lo volete fare più lungo, che vi arrivi alle ginocchia, tranquillo, potete farlo benissimo sempre con 350 grammi. Per quanto riguarda la lavorazione, è semplicissima, perché sono andata a creare prima la parte sopra di questo vestito, che è un punto che conoscete, ho realizzato un intero vestito tanti anni fa proprio con questo punto. Questa volta invece ho fatto soltanto le maniche e la parte superiore avanti e dietro, lavorando quindi i classici due rettangoli, di cui quello avanti è un po' più lungo, in modo tale che quando poi si va a cucire partendo dall'esterno verso l'interno, qui sul davanti il collo scende in questa maniera più rotonda invece che tirata, come solitamente avviene quando si fa questo tipo di lavorazione. Una volta quindi fatti questi due rettangoli, sono andata a mettere il marcatore e sono passata a una lavorazione più chiusa, in modo tale che sotto in realtà potreste non mettere una sottoveste, ma un top a fascia, in modo da coprire soltanto un po' qui sul seno, ma anche un bel reggiseno un po' con il pizzo che si vede un po', e anche quello abbastanza carino e sexy, oppure un top a fascia. E sotto, come potete vedere, la lavorazione è bella chiusa e non si nota niente, anche perché non sono semplici giri di maglie alte. Mi avvicino a farvelo vedere, ma sono giri di maglie alte in rilievo, quindi rende questa la lavorazione ancora più chiusa rispetto a un classico giro di semplice maglie alte, e si va così lungo a lavorare fino a giù. Io ho cambiato l'uncinetto solo agli ultimi giri, dove ho fatto gli ultimi 4 giri con l'uncinetto del 4 invece del 3,5, ma se volete potete fare anche degli aumenti, io nel video tutorial comunque vi dico come. È semplicissimo, perché basta fare appunto due maglie alte nella stessa maglia di base, in modo quando quindi di avere degli aumenti. Questo se volete fare degli aumenti, molti aumenti, ma se in realtà volete soltanto che vada un po' più morbida, vi consiglio soltanto di passare da un uncinetto più grande, quindi dal 3,5 potete passare a lavorare con il 4, in modo tale da averla ancora più morbida. O se invece volete che vada molto più larga qui sui fianchi, perché sui fianchi avete molto più larghezza rispetto al seno, allora vi consiglio di fare qualche piccolo aumento. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così, come sempre, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Un'ultima cosa, sul sito da adesso troverete nella sezione creazioni tutte le creazioni che ho fatto ultimamente, e la possibilità per chi non ha tempo, per chi non è brava, di potersele fare. Mico basta vedere come è scritto la creazione che vi interessa, contattarmi, ci sono comunque tutti i mezzi per potermi contattare, in modo tale da avere anche voi una delle mie creazioni personalizzate, quindi fatte su misura. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial.
Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Alice, che è questo colore. Il colore che ho scelto è questo sfumato del lilla scuro, che trovo molto bello, mi ricordo il colore delle orchidee, quindi spettacolare. E lavorerò con l'uncinetto del 3,5. Andremo a fare due rettangoli, uno un po' più lungo rispetto all'altro, perché come sapete ultimamente quando faccio questo tipo di lavorazioni, creando prima le maniche, la parte sopra della maglia, il pezzo davanti metto due motivi, se non anche tre motivi in più rispetto al rettangolo dietro, in modo che il collo sul davanti, quando poi si va a cucire, venga più morbido, quindi quasi un collo tondo invece che un collo tirato a barca. Quindi andiamo a fare due rettangoli. Vi dico già che io nel primo rettangolo, quello da 23 che andrà dietro, monterò 188 catenelle, mentre nel rettangolo avanti, dovendo fare due motivi in più, andrò a realizzare 204 catenelle. Vi dico che il lavoro che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, a cui vanno aggiunte 4 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, 8 è il nostro multiplo a cui dovete aggiungere 4 catenelle. Rispetto a me, io poi vi dirò quanto mi è venuto lungo il rettangolo in centimetri. Se voi volete fare le maniche più lunghe, dovete andare a mettere più catenelle rispetto a me. Se invece volete farla lunghe come me, vanno benissimo le stesse catenelle che ho messo io, a prescindere della taglia che siete, perché sarà poi la lavorazione a salire, quindi l'altezza del rettangolo, a cambiare a seconda della taglia. Mentre per le catenelle iniziali, diciamo che avendo tutte più o meno la stessa lunghezza delle braccia, vanno bene le catenelle che ho messo inizialmente io, che vi ripeto: 188 per la parte dietro, 204 per la parte avanti. Mentre in questo campioncino dove vi mostrerò appunto la lavorazione, io ho montato mentre io nel rettangolo in questo ho messo 28 catenelle, perché sono appunto 24 catenelle più 4 catenelle che servono appunto per avere l'inizio uguale alla fine. A questo punto possiamo iniziare a fare il nostro primo giro. E andiamo a realizzare una maglia bassa nella prima catenella. Vi potete alzare con una catenella, entrare dentro la prima delle nostre catenelle di base e andare a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una seconda maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una terza maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una quarta maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare una quinta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare di nuovo le mie 5 maglie alte separate da una catenella. Quindi una maglia alta, catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro, terza maglia alta, catenella di separazione, rientro, quarta maglia alta. Catenella di separazione, rientro, quinta maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Qui entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle di base e di nuovo vado a fare 4, 5 maglie alte all'interno della quarta catenella. Quindi una catenella di separazione, 2 catenella di separazione, 3 catenella di separazione, 4 catenella di separazione, 5 2 catenelle, 1 e 2, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Continuiamo così, vi faccio vedere come andarlo a terminare. Quindi per terminare il nostro primo giro, dopo aver fatto le 2 catenelle, entriamo nell'ultima catenella, quindi ne saltiamo 3 e andiamo a fare una maglia bassa. Abbiamo quindi terminato il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho il primo archetto di una catenella tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta.
2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la terza delle 5 maglie alte, vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho l'ultimo archetto di una catenella tra la quarta e la quinta maglia alte, vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, si ricomincia da capo, quindi si salta tutto, si va tra il primo archetto, tra la prima e la seconda maglia alta e si realizza una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho l'ultimo archetto tra la prima e la seconda maglia, tra la quarta e l'ultima maglia alta, e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che si deve fare per tutto il secondo giro. Andiamo tra la prima e la seconda maglia alta e facciamo una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. Termino il secondo giro andando a fare una catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare una maglia alta. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro. Passiamo a fare il terzo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella maglia alta e realizzo un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Una catenella di separazione, quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, vado tra le due catenelle delle due maglie alte qui e vado di nuovo a fare il mio gruppo di 5 maglie alte separati da una catenella. Quindi prima maglia alta, catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta. Catenella di separazione, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, rientro quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro quinta maglia alta. Catenella di separazione, ricomincio da capo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado tra le due catenelle, tra le catenelle, tra le due maglie alte e di nuovo vado a fare le mie 5 maglie alte. Quindi una. Oh, scusate, non ho fatto la catenella di separazione dopo la maglia bassa, quindi una maglia alta, catenella di separazione, rientro seconda maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro terza maglia alta, catenella di separazione, rientro quarta maglia alta, catenella di separazione, rientro quinta maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, ricomincio da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro terzo giro. Andiamo a terminare il nostro terzo giro. Prendo il filo, vado nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, vedete, sono entrare nella terza, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro, seconda maglia alta. Catenella di separazione, rientro quarta maglia, terza maglia alta. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto e ultimo giro. Rientro dove ho la maglia bassa, la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, quello che andremo a fare adesso lo facciamo per tutto il giro. Quindi vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, prendo filo, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo, quindi salto e vado direttamente tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la terza maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2
2 catenelle, 1 e 2, vado tra la quarta e la quinta maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Terminiamo e vi faccio vedere come. Andiamo tra la prima e la seconda maglia alta e realizziamo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Quindi questi sono i quattro giri che dovremo andare sempre a ripetere per tutta l'altezza dei nostri rettangoli. In tua altezza i rettangoli devono essere uguali, mentre come vi ho detto il rettangolo avanti deve essere più lungo rispetto a quello dietro di due motivi. Vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro visto che abbiamo una base diversa. Andiamo a fare una maglia bassa sopra la maglia alta, 2 catenelle. Prendiamo il filo, andiamo nelle 2 catenelle tra le due maglie alte e andiamo a fare le nostre 5 maglie alte separate da una catenella. Quindi una catenella di separazione, 2 catenella di separazione, 3 catenella di separazione, 4 catenella di separazione, 5. 2 catenelle, 1 e 2, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e realizziamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Quindi questi sono i quattro giri che dovremmo sempre andare a ripetere. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto questi giri e poi andremo a vedere come realizzare il corpo del nostro vestito. Allora, io ho terminato i due rettangoli, ho lavorato il motivo per 4 volte e mezzo, ossia ho ripetuto i quattro giri per 4 volte e poi ho ripetuto i primi due giri del quinto motivo. Stessa cosa anche per quello dietro. E come vi ho detto, nel montare il pezzo davanti ho montato due motivi in più, quindi ho aggiunto un totale di 8 catenelle, scusatemi, di 16 catenelle in più, perché ogni motivo è di 8 catenelle. Quindi per il pezzo davanti io ho montato 16 catenelle in più in modo tale da avere due motivi in più per il pezzo davanti. Questo ci servirà quando andremo a cucire sopra le maniche di avere il collo che qui tende a calare un po' e di avere anche la maglia sul davanti più larga in modo tale che non stringa sul seno. Per mettere i marcatori, noi adesso lavoreremo il corpo del nostro vestito e quindi per mettere i marcatori io sono andata a contare i miei forellini qua sotto, facendoli combaciare dall'esterno. Ne ho lasciati 7 libri e nell'ottavo forellino, sia avanti che dietro, ho messo il marcatore. Stessa cosa da quest'altra parte, ho fatto combaciare i miei forellini sotto, ne ho lasciati 7 libri e nell'ottavo sono andata a mettere il marcatore. Questo mi permetterà di avere dietro 7 forellini liberi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nell'ottavo abbiamo il marcatore, mentre avanti ne ho 9 liberi proprio perché ho due motivi in più, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Questo ripeto per avere la parte avanti più larga rispetto a quella dietro in modo tale che la lavorazione non stringa sul seno. Adesso andremo a lavorare la parte del corpo del nostro vestito e vi faccio vedere che andremo a cambiare lavorazione perché sopra l'avremo forata, ma sotto l'avremo chiusa e vi faccio vedere come andare a lavorare. Per la lavorazione io inizierò già da vicino a uno dei marcatori in modo da farvi vedere già subito come andare dalla parte avanti alla parte dietro. Entro quindi, io il marcatore l'ho messo nel foro delle 2 catenelle che mi separano le due maglie alte, quindi entro qui nel foro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. La terza maglia alta la faccio da entrambi i fori, quindi sia quello avanti che quello dietro. Quindi prendo il filo, entro nel foro avanti, esco nel foro dietro e vado a fare la mia maglia alta in questa maniera. Quindi mi giro con la lavorazione e adesso andiamo a vedere come andare a lavorare per tutta la lunghezza. Quindi io adesso sono nell'archetto e vado di nuovo a fare 2 maglie alte. Quindi rientro dentro il foro dove ho il marcatore e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due, e procedo una maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte dove ho l'archetto di 2 catenelle, una, due, una maglia alta dove ho la maglia bassa, 2 maglie alte nell'archetto successivo, una, due, una maglia alta dove ho la maglia alta e di nuovo
due maglie alte dove ho l'archetto di 2 catenelle, una e due, e continuo sempre così, una maglia alta dove ho la maglia alta, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, 1 e 2, una maglia alta dove ho la maglia alta, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta dove ho la maglia alta. Continuo così fino ad arrivare al secondo marcatore e farvi vedere di nuovo come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Quindi continuo così per tutto il primo giro. Scusate, non fino al primo giro, ma fino al secondo marcatore. E infatti sono arrivato dove ho il secondo marcatore. Quindi vado a fare 2 maglie alte nell'archetto. Prendo il filo e vado a fare una maglia alta entrando nell'archetto davanti e uscendo nell'archetto dietro. E quindi vado a fare la mia maglia alta. E quindi vado a lavorare la parte dietro. Quindi di nuovo vado a fare 2 maglie alte, una e due, e poi di nuovo una maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Continuo così fino alla fine del mio giro, quindi vado a lavorare sempre come ho lavorato per la parte avanti. Terminato il giro, vi farò vedere come continuare la lavorazione. Sto per terminare il mio primo giro, che è il giro che andremo sempre a ripetere, però in maniera un po' diversa. Quindi vado a fare una maglia bassissima dove ho la terza catenella. Adesso andiamo a fare sempre dei giri di maglie alte, però le faremo in rialto, in rialto, scusatemi, in rilievo sul dietro. Quindi adesso io vado a fare le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e poi prendo il filo dietro della maglia successiva e vado a fare una maglia alta e continuo così quindi per tutto il giro. Prendo il filo dietro e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo dietro della maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra, del nostro vestito. Non so se farò degli aumenti, in realtà penso di no perché voglio il vestito un po', ho fatto il vestito già un po' svasato, quindi cioè nel senso un po' largo, perché come potete vedere qui è abbastanza largo anche se io sono una S, quindi il vestito va già molto largo, non credo di aver bisogno di fare degli aumenti, ma se è arrivata all'altezza dei fianchi mi accorgessi che devo fare degli aumenti, vi farò vedere naturalmente come li vado a fare. La cosa migliore è fare sempre 2 maglie alte nella stessa maglia di base e farlo soprattutto nei fianchi, quindi non avanti e indietro ma nei fianchi. Quindi qui magari in queste 3 maglie alte, nelle 3 maglie alte andate a fare degli aumenti, quindi 2 maglie alte in ogni maglia alta, in modo che si allarghi ai lati e anche poi naturalmente avanti e dietro, però avanti e dietro non si vedono aumenti, si vedono soltanto lateralmente e quindi viene più carino. Secondo, se dovete fare degli aumenti, se avete bisogno di allargare poco, come al solito andate a cambiare l'uncinetto, quindi invece di usare il 3,5 andate a usare il 4. Se avete bisogno di stringere, potete chiudere delle maglie alte insieme, oppure se avete bisogno di stringere poco, di andare a stringere con un 3, con un uncinetto il numero 3. Io, come vi ho detto, voglio che questo vestito vada largo, quindi non voglio un vestito stretto, un po' tipo a casacca, se così vogliamo dirlo, e quindi però io ho iniziato già sotto, come potete vedere, bello largo. Poi naturalmente in vita, se lo vogliamo stringere, possiamo metterci una bella cintura in modo da avere quell'effetto un po' appunto a casacca, così come si porta molto quest'anno. Detto ciò, io continuo a lavorare questo giro, che è quello sempre in rilievo, fino alla lunghezza e vi informerò mano a mano se farò degli aumenti, se avrò cambiato uncinetto e così via. Allora, ho terminato di lavorare il mio vestito partendo quindi da sotto fino a giù. Io ho lavorato per 59 centimetri, però gli ultimi 4 giri l'ho fatto con l'uncinetto del 4. La lavorazione sembra che sia allargata da sola, perché comunque stiamo parlando di giri sempre di maglia alta, anche se maglia alta e rilievo, quindi la lavorazione si è andata un po' ad allargare sotto, solo che gli ultimi 4 giri l'ho fatta appunto con l'uncinetto il numero 4, mentre tutto il resto l'ho lavorato sempre esclusivamente con l'uncinetto il numero 3. Sono andata poi a cucire anche le maniche, ho cucito sotto e ho cucito anche sopra, e sopra sono andata a cucire, ve lo dico subito, per 30
36 centimetri sia da questa parte che da quest'altra parte, quindi ho cucito sotto e sono andata a cucire sopra per 36 centimetri. E come potete vedere qui il collo, ve lo alzo così vi rendete conto, scende un po', proprio perché qui avevamo due motivi in più rispetto al dietro per la parte avanti, e quindi il collo è più morbido e tiene questo collo tondo. Quindi possiamo dire che il nostro vestito è terminato.